Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Cars Station, gas ai motori. Un sogno chiamato automobilismo sportivo. Storia, un programma ideato e condotto da Carmelo Cultrera. Signore e signori, buonasera, cari radioascoltatori, come sempre siamo di nuovo qui con un sogno chiamato automobilismo sportivo storia. E questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere Giuseppe Corona, campione, grande automobilista sportivo siciliano, che vi presentiamo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie Giuseppe, grazie a Carmelo, sono onorato di essere qui con voi stasera. Mi fa un immenso piacere partecipare a questa discussione fra amici. Esatto, questo, come tu sai, è una simpatica riunione fra amici che sta rievocando la storia un po' dell'automobilismo siciliano. Grazie a Dio si è ampliata abbastanza con tanti amici del nord Italia, che poi più tardi avremo anche ospiti alcuni per telefono, e iniziamo da questo. Come ti è arrivata questa passione dell'automobilismo? Come mi è arrivata? Mi è arrivata tramandata da mio padre. Mio padre partecipava, correva, un appassionato. Quindi c'è la storia sempre. Sempre, assolutamente. Tramandata da lui, perché correva da ragazzo con lo i kart. Lo stiamo vedendo in video, eh? Assolutamente sì. Correva con i kart e poi cominciò a correre con le macchine in salita. Io ero piccolino e andavo con lui a dargli un supporto. Più che altro lo andavo a guardare, domenica per domenica mi appassionavo sempre di più. Giravamo quasi tutta l'Italia e quindi non andavo neanche a scuola per farsi dire andare a vedere una gara, ecco. E quindi pian piano, fino a quando io sono riuscito a fare di questi benedetti 18 anni, ho preso la patente, ho preso la licenza e ho cominciato a correre anch'io. Bene. E come è iniziata? Con che auto? Cominciato nel 2005, ho fatto una prima macchina, era una macchina diesel, per riprendere un attimo il nostro lavoro, perché lavoriamo su sistemi di iniezione diesel, e ho cominciato così, quasi per scherzo, però la passione e la voglia era tanta, no?
Ho cominciato con questa macchina nel 2005, ho fatto fino al 2009. 4 anni di fila, mi sono abbastanza divertito, ho vinto parecchio per essere un diesel. Giustamente era una macchina nuova, un'idea nuova, la gente all'inizio non neanche capiva perché era abituata a vedere le macchine benzina. Sono riuscito a vincere un qualcosa e spesso anche ad arrivare davanti a vetture benzina, e quindi la cosa stupiva le persone. Fino a quando poi nel 2009 ho fatto un passo più avanti, ho cambiato la macchina e sono passato a un'altra benzina. Nel 2009 ho cominciato a correre con un Honda, e ho vinto l'italiano nel 2011, trofeo italiano Under 25. Successivamente ho fatto altre gare, facevo circa 10-12 gare l'anno, giravamo ovunque un po' per l'Italia. Fino a quando proprio quest'anno ho avuto la proposta di salire su un altro tipo di vettura, che è l'Osella. Quale? Un P21S salita, motorizzata Honda. Diciamo che è iniziato quasi per gioco. Scusami se ti interrompo un attimo. Sì. Noi abbiamo qua con noi il validissimo e sempre amico, non diciamo altro perché tu sei solo un amico, ovviamente, qua. Ovviamente. Grande appassionato, Giuseppe Di Gregorio. Ciao Carmelo, ciao Giuseppe, ciao ragazzi di Globus Radio Station che sono sempre attivi. Che ringraziamo sempre perché senza di loro, infatti, noi non saremmo qui. Una buona serata anche al nostro pubblico che ci segue e ci ascolta sempre. Giuseppe, tu sai che io per te nutro un affetto particolare. Come? Perché prima di te lo avevo per tuo papà, che incontravo molto spesso nelle gare in salita, e con la sua eleganza di sempre, lui era certamente una componente essenziale di noi piloti, perché ci metteva sempre al nostro agio, aveva sempre il consiglio giusto, con una eleganza sottile ma invadente, sempre l'amico, diciamo, della portiera accanto, della macchina accanto. Io ti volevo chiedere questo, dico, tu hai fatto una scelta quest'anno, perché prima correvi con una tipologia, pilotavi una certa tipologia di vettura, e che quest'anno, giustamente, come ha sottolineato Carmelo, volevo fare una parentesi, che io ringrazio Iver, che mi segnalò Giuseppe esattamente diversi mesi fa, ma chiaramente io non posso conoscere tutti, e quindi rinnovo ancora una volta a tutti gli ascoltatori e chiunque si voglia far avanti per fare queste nuove discussioni fra amici appassionati di questo sport meraviglioso che è l'automobilismo sportivo. La storia serve per fare il presente e il futuro, quindi anche le giovani leve, come in questo caso Giuseppe, che già è navigato, però chiaramente si sta affacciando oggi a certe motorizzazioni particolari, vi incito appunto a far sì che noi sappiamo chi vorrebbe venire qua da noi a essere intervistato. Sarà sempre il benvenuto. Quindi completo la mia domanda, Carmelo, sì, se me lo concedi, perché non è da tutti cambiare la tipologia di vettura e fare, diciamo, la scelta azzeccata già dal primo secondo, perché è vero che lui prima mi diceva abbiamo fatto tante prove, regolazioni, eccetera eccetera, ma è anche vero che lui al primo anno di esperienza si è già portato a casa un titolo. E quindi, voglio dire, se il buongiorno si vede al mattino, Giuseppe già ci ha dato il buongiorno. Quindi la mia domanda è questa, dico, quanto è stato difficile o comunque facile, o difficile o facile, questo cambiamento di vettura? E io personalmente, essendo suo amico e quindi un suo fan, scusate, ecco, desidero un attimo puntualizzare la foto che c'era già poco fa, prima, ritorniamo un attimo indietro ragazzi, scusate, perché c'era un adesivo molto importante su quella macchina, che è questo qua. Ce lo spieghi per favore, Giuseppe? Questo adesivo pesa tanto. E per questo io devo pesa chiedere. Tanto, perché ogni volta che torno, che vado a correre, ho sempre il ricordo di papà, e quindi principalmente vado a correre per questo. Poi il far bene, i risultati, so benissimo, so per certo che lui fa piacere tutto questo. Ma lui questo. In questo momento, ecco, mio certo. Papà, sono tutti là che ci guardano, certo, che ci aiutano e che ci stanno portando, grazie a Dio, a questi incontri che si stanno continuando a susseguire. Ma desideravo sapere cosa c'è scritto esattamente. In onore, in ricordo, in memoria. E noi tutti diciamo ciao papà.
Ciao Giovanni, per noi è stato un amico. Quindi allora quanto è stato facile o difficile questo cambiamento e se già ci puoi annunciare o dare una dritta su quello che deciderai di fare quest'anno. Quest'anno sto cercando di capire cosa fare, c'è tanto, di sicuro corro, non si è capito ancora con che mezzo e in che categoria. Vorrei rimanere sempre nella CN perché comunque abbiamo fatto solo un anno ed è pochissimo su questo tipo di vetture, su questo tipo di sport. Ci andiamo a scontrare con gente che è 25-30 anni che corre con queste macchine e non è facile, c'è sempre da imparare, quindi non si sa ancora con che macchina, però di sicuro torneremo a correre col prototipo. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto prima, È difficile risponderti perché sotto certi aspetti è più facile di una turismo, su altri aspetti è molto più difficile. Ovvero, sembra strano, nelle parti veloci dove fai la velocità... Scusami un attimo, sì. Ma ti devo interrompere. Prego. Perché abbiamo un collegamento speciale. Ercole Colombo, ciao da tutti noi e da Globus Radio Station. Ciao e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Dimmi Ercole, guarda, io sono emozionato in questo momento perché chiaramente parlare con te non è facile, ma sarebbe anche facile, ma chiaramente raccontaci qual è la storia, da come hai cominciato a decidere di fare quelle meravigliose foto in Formula 1 e tutto il resto, insomma la tua carriera è ben nota a tutti, dicci caro. Quante ore abbiamo? No, perché la storia ma questo è solo un piccolo incontro, sì. Quindi tu sai perfettamente, peraltro ti stiamo anche vedendo perché sto facendo passare delle foto tue spettacolose, in questo momento sei con un cannone in qualche circuito sicuramente che ti stai preparando a fare delle foto, dimmi caro. La storia è lunga, ma ha origini da quando io ero un ragazzino. Mio papà viveva proprio a ridosso dell'autodromo di Monza, perciò direi da quando sono nato ho respirato aria di motori, poi quando ero piccolo mi portava a vedere naturalmente le gare, il Gran Premio, anche noi, mio papà conosceva tutti i buchi della recinzione, perciò passavamo dentro, no? O saltavamo facilmente, e poi da ragazzo naturalmente appassionato più che mai, andavo a vedere tutte le gare, fin quando questa passione nel 1970 è sfociata in una professione, e da allora uno dopo l'altro ho messo in fila 670 Gran Premi di Formula 1, oltre 220 dei Gran Premi di Formula 2, perché a cavallo degli anni 80 facevo sia Formula 1 che Formula 2, più delle 24 ore, insomma, chi più ne ha più ne metta, e questa professione, diciamo, la faccio ancora adesso, anche se negli ultimi due anni giustamente un po' rallentato, perché che tempi sono quelli che sono, spalle. Certo, no vabbè, non è questo, perché quello che si ha dentro si può avere qualsiasi età, ma si continua se si ha passione per sempre. Scusami Ercole, volevo chiederti una cosa, io ho rubato delle foto tue chiaramente per poterle passare qua in diretta da Globus Radio Station, e in questo momento ne stiamo vedendo una con Alonso, siete abbracciati, credo che sia una delle ultime che tu hai fatto. Sì. Ecco, ci puoi dare qualche notizia su questo? Grazie. Sì, dunque, Fernando è un amico, è un pilota che in Formula 1 praticamente ho visto sbocciare, crescere, diventare campione e confermarsi senza dubbio uno dei migliori in questi anni che è stato alla Ferrari. Direi che è un pilota che ha raccolto meno di quello che merita, mi riferisco soprattutto al periodo Ferrari. Hai ragione, lo pensiamo tutti. Negli ultimi anni lui due titoli poteva vincerli chiaramente, dopo adesso possiamo parlare di errori, di macchine che magari non erano all'altezza massima delle prestazioni o di sfortuna, perché io due episodi su tutti proprio voglio ricordare, che sono quelli del 2012. Con molto piacere.
quando è stato in Belgio, che lui partiva, pensate, lui partiva in, mi sembra col terzo o quarto tempo, in seconda fila, perciò lì c'è una partenza abbastanza breve, subito una curva molto chiusa a destra, no? E naturalmente tutti arrivano lì, frenano dietro, c'è Grosjean che investe Hamilton, il quale va addosso a lui e poi la Lotus gli passa sopra e gli fa fuori la macchina. Vettel, perché qui bisogna anche considerare cosa fanno gli avversari. Certo, certo. Vettel che partiva sempre nelle primissime posizioni, in quell'occasione partiva decimo. Beh, è stato il suo colpo di fortuna. Ha potuto frenare, guardare cosa succedeva, vedere il disastro causato da Grosjean, passare e arrivare secondo e praticamente fare già un 18-0. Dopo qualche gara sono andati in Giappone, era ancora in vantaggio il buon Fernando e lì in partenza Kimi lo ha tamponato e con l'alettone davanti gli ha tagliato la gomma. Anche lì è la prima curva, perciò è impossibile fare tutto il giro lungo di Suzuka e il mondiale è andato via così, da non credere, cosa da non credere. Lo so. Nella sfortuna, perché poi quando si dice la sfortuna o la fortuna dalla parte di Vettel, l'ultima gara, Brasile, Vettel si gira da solo, lo schivano in 20 macchine, due macchine lo toccano, no? Toccano la sua macchina, una che era quella del nipote di Senna, gli sale anche un po' sopra, ebbene, miracolosamente la sua macchina esce quasi indenne, termina la corsa, va a prendere i punti e quei punti gli valgono il titolo mondiale. L'unica consolazione di tutta questa storia è che adesso Vettel è arrivato alla Ferrari. Speriamo che si sia portato anche la fortuna. Speriamo sì. Senti Ercole, io mi viene normale una domanda, che però è un'affermazione almeno da parte mia e da tutte le persone che conosco con cui parliamo. A me Alonso, dico, al di là della bravura del pilota, mi sembra una persona molto umana, molto vicina e veramente che ha dato il tutto per far sì che la Ferrari, che purtroppo sappiamo che in questi ultimi anni insomma ha un po' zoppicato, ma questo fa parte della vita e anche delle corse, e, insomma comunque è amato da tutti. È giusto che tutti riponiamo questo amore per lui? Sì, senza dubbio, perché Fernando ha saputo volersi, ha saputo che tante persone gli volessero bene, insomma, si è comportato bene, ha sempre combattuto. Fernando è un pilota che in gara sa dare il meglio rispetto, direi, a tutti gli altri. È un avversario temibilissimo da avere dietro, soprattutto, perché quando non te l'aspetti ti attacca. Questa è una grande caratteristica di Fernando. Io direi che Fernando è più bravo in gara che in qualifica, ecco. Sì, sicuramente. Non è forse, tra virgolette, no, un animale da velocità pura, ma in gara con la strategia, con la visione della corsa, con la capacità di attaccarti personalmente nel corpo a corpo tra una macchina e l'altra, è indubbiamente molto bravo. Tutto questo gli ha portato un grande rispetto da parte dei tecnici, delle persone della Ferrari e naturalmente un grande amore da parte dei tifosi. Ercole, approfitto, ti faccio un'altra domanda, perché chiaramente parlare con te ci vorrebbero decenni di trasmissioni e speriamo di averti ospite tante altre volte, se tu sarai disponibile, per noi sarà di Globus Radio Station, sarà sicuramente un onore. Un'altra domanda così a bruciapelo è quella di... Scusami un attimo, mi emoziona a parlare con allora, te. Ne approfitto io. Buonasera Ercole, sono Giuseppe Di Gregorio. Piacere tanto di fare la sua conoscenza e di parlare con lei. Senta, io le volevo chiedere due cose, perché io, essendo un pilota, alla fine ci rivediamo noi nei filmati, ma colui che fa le foto ti ferma l'immagine, ti ferma l'attimo. Allora io le chiedo questo, visto che lei negli ultimi decenni ha fotografato i nostri campioni, i nostri idoli di Formula 1, le volevo chiedere qual è stato per lei lo scatto più bello e forse quello che lei non avrebbe mai voluto fare, cioè lo scatto quello che le ricorda forse un momento negativo. Ecco, il più bello e quello è il più brutto, se lo può dire. Allora, la base di un lavoro del fotografo, il più bello è, spero che sia quello che farò domani. Bravo, sembra sempre, una frase sempre, fatta, sempre. Ma è lo stimolo che uno deve avere
anche perché le corse, se vogliamo, le piste sono più o meno quelle, sempre quelle, abbastanza ripetitive. Se io vado a fotografare a Monza, so già che andrò alla prima curva, poi andrò alla seconda, poi andrò in parabolica, insomma si rischia di diventare ripetitivi, però deve esserci, secondo me, questo stimolo di poter scattare veramente domani la foto più bella. Se mi dite qual è una delle più belle, una di quelle che ho nel cuore, ve ne cito tre, quattro se volete. Sì, una, sì, è quella, certo, che Ferrari dà il bacio a Villeneuve. Bravo, ecco. Bellissima. Che davanti a tutte, secondo me, questa rappresenta la frase di Ferrari che dice: io gli volevo bene. Credo che meglio di questo niente riesca a rappresentare questa frase di Ferrari, anche perché non l'ho mai visto dar baci a nessun altro pilota. Poi direi che c'è quella della faccia di quel volto di Senna al tramonto, esatto, che anche questa ormai è molto famosa, ecco lì, esatto, c'è tutta come dire, la malinconia di un pilota così bravo, così affermato, la malinconia che abbiamo noi nell'aver perso un amico e un pilota di così grande valore. Poi c'è sempre che è sempre vivo insieme a noi, perché tutti, ecco, lo facciamo vivere sempre. Tutto di traverso, no? Questo è stato fatto in Argentina. Lui in totale controsterzo, che mandava questa macchina tra cordolo e erba per cercare veramente di essere veloce. E il bello è che questa curva, con questo modo, l'ha fatta per quattro giri a fila. Infatti io il primo giro ho detto: oh, la miseria, guarda come si è intraversato. Poi arriva la seconda volta, fa la stessa cosa, la terza, la quarta. Era veramente oltre il limite. E poi vorrei ricordarne una di Schumacher, sì, un campione che tutti noi abbiamo amato. Che tutti noi, salutiamo e ringraziamo per tutto quello che ci ha dato e ci continuerà a dare sempre. Esatto, al quale rivolgiamo anche tutte le nostre preghiere. Sicuramente. Ne ha bisogno dei nostri pensieri positivi. E vorrei dire a tutti i nostri amici che ci ascoltano di ricordarsi ogni sera un piccolo pensiero per Michael, perché lo merita per tutto quello che ha fatto. Bene, io la ringrazio anche per gli applausi. La ringrazio per queste risposte che hanno accolto. Ercole, ti dico, sono veramente felice di aver avuto l'opportunità e che mi hai dato, avendoti scritto quelle due parole, poi mi hai mandato il numero di telefono. Diciamo che il nostro incontro fino ad oggi è solamente virtuale, grazie a questo gruppo che io ho fatto, che si chiama Automobilismo Sportivo Storia, un sogno chiamato Automobilismo Sportivo Storia, che credo che tu ogni tanto frequenti e guardi. Sì, cosa ne pensi di questa idea che abbiamo avuto? Che belli, ho avuto? Naturalmente sono tutti belli, adesso poi viviamo tutti, diciamo, in rete ormai, no? Sì, sì. Ogni piccola cosa viene subito rilanciata, la vede praticamente tutto il mondo, tutte le notizie, tutte le cose. Guarda, discutevo un attimo fa con il direttore di Autosprint, col quale io collaboro ormai da una vita. Non lo diciamo quanto, perché insomma aiuto, 35 anni, non so. Beh, ma allora ancora ce ne saranno almeno altri 135, quindi speriamo, non credo, ma speriamo. No, dicevo che ho visto adesso che è appena uscito il calendario della Formula 1 dell'anno 21 e tra le altre cose hanno messo, e non è ancora confermata, ma la 21esima gara. Ah. Ragazzi, diventa veramente sempre più dura. Certo. Perché hanno aggiunto la Corea, è ancora da confermare, ma hanno aggiunto la Corea, tra l'altro con date che mi sembrano un po' da follia, perché una domenica si dovrebbe correre in Corea e la settimana e il giovedì dopo essere già in Spagna con tutto l'ambaradan della Formula 1, vale a dire le macchine, tutto. Senti, un'ultima parentesi è per Ricciardo, che a noi fa tutti molta simpatia. Tu cosa ne pensi? Ah, è veramente un... io lo chiamo un ragazzo. Poi certo, è giovane, ancora è un giovane. Certo. Un giovanissimo pilota, un ragazzo molto speciale, simpaticissimo. Lui ha questo sorriso dal mattino alla sera e già questo... mette di buon umore tutti. Vero, vero. E devo dire che è indubbiamente il pilota che ha fatto il maggior salto di qualità in questa stagione. È stata la vera rivelazione, diciamo. Sì, vederlo attaccare e sorpassare è,
è una gioia per gli occhi. Infatti adesso ai Gran Premi siamo lì a aspettare dove si attaccherà, e lui spesso attacca dove non te l'aspetti, perché è un ragazzo che è molto abile e ha anche molto coraggio. Certo. Ed è anche abbastanza imprevedibile. Poi, essendo di origine italiana, pur vivendo a Perth con la sua famiglia in Australia, parla un po' che italiano, perciò è molto simpatico. Certo. Senti Ercole, chiudiamo il discorso Formula 1, che è importantissimo, che avremo sicuramente molte altre volte occasioni, sempre se tu ci darai l'onore e il piacere, su Globus Radio Station, di parlarne. Desideravo un attimo che passarti in parola a Giuseppe Corona, che è un nostro siciliano che corre quest'anno con l'Osella PA21 e che aveva voglia di dirti due parole. Va bene. Buonasera, è un onore per me conoscere e parlare con lei anche telematicamente, ecco. Niente, io quello che volevo chiedere, forse anche una domanda stupida, non so come la potrebbe reputare, però chi è oggi il pilota più tecnico, guardandoli dall'esterno, dato che comunque io non ho stranamente mai visto una gara di Formula 1 da vicino? Chi secondo lei oggi è il pilota più tecnico fra tutti? Guarda, la Formula 1 è uno sport che si fa con la propria abilità da pilota e con un mezzo, no? Uh-huh. Questo mezzo un anno può essere molto valido e l'anno dopo magari purtroppo no. Per fare un esempio, voglio dire, la Ferrari degli anni di Schumacher, dopo i primi anni che non era buona, c'è stato un quinquennio meraviglioso. Quelle macchine dal 2000 al 2004, una quasi direi era più bella dell'altra. Oppure recentemente le Red Bull di Vettel, no? Uh-huh. Che sono andate come fulmini, con fortuna o meno fortuna, insomma hanno vinto. Perciò dire qual è il pilota più tecnico in assoluto è difficile, però possiamo mettere, diciamo, in evidenza qualcuno, penso. In evidenza sicuramente Alonso, che abbiamo detto, no? Uh-huh. Sì. Sicuramente Hamilton, il campione di quest'anno. Certo. Un pilota di assoluto valore, proprio. Anzi, oserei dire che quello, per fare un paragone così, assomiglia di più al Senna, no? Sì, quello sì, che vero, può vero, fare sì. il giro alla follia, il sorpasso alla follia, scomodissimo da avere in fianco in staccata, e Vettel, che invece ricalca, come dire, una certa meticolosità nella gara, un pilota che quando va in testa è difficilissimo da recuperare, e da sorpassare, e che fino ad oggi ha dimostrato di avere una marcia in più, che è quella della fortuna. Ricordiamoci che Napoleone diceva sempre: non voglio un bravo generale, ma voglio un generale fortunato. È vero. Senti Ercole, purtroppo i tempi radiofonici, lo sai, sono un po' stretti. L'ultima cosa vorrei fartela dire a te, con un augurio a Giuseppe Corona, che è il nostro, diciamo, nuovo pupillo siciliano. Ecco, dagli un augurio da te, grandissimo esperto, e soprattutto abbiamo notato in questa brevissima discussione radiofonica che hai un cuore enorme, sei veramente una persona meravigliosa, al di là di quello che fai, almeno questo è il mio parere, ma credo che sarà il parere di tutti gli ascoltatori e dei miei compagni qua di viaggio. Allora, confermo. Un grande in bocca al lupo a questo nuovo pilota siciliano, Giuseppe Corona. Grazie. Sì, spero che faccia delle buone gare, anzi se ha l'occasione, visto che corre con un'Osella, mi saluta Osella. Non mancherò. Un mio grande amico, che è un po' di anni che non vedo, perché ormai lui non frequenta più la Formula 1, certo. ma siamo stati grandi amici, e mi fa piacere sentire che ci sono ancora piloti dalla Sicilia, perché è una regione che io amo in modo particolare, una regione che speriamo di averti tanto ospite di presenza in qualche occasione particolare. Magari qualche volta, a me piace venire in Sicilia a fare le vacanze. E sarai ospite nostro, questo te lo posso garantire, perché Globus Radio Station ti inviterà senza problemi. È una terra che amo molto, mi piace molto, bello tutto, le spiagge, l'entroterra, la cucina, neanche dirlo, insomma. Siete in un posto meraviglioso. Senti, io ho una piccola chicca da dirti. Un certo Alberto Ponno,
So che l'ha aiutato tantissimo e che ti saluta e ti sta salutando in diretta tramite me. Mi racconti questa piccola chicca che gli hai fatto, che dice che ti ha fatto impazzire? È un grandissimo disegnatore che fa tutto con l'aerografo, no? Riproduce, diciamo, scene di corsa, sì, ma è talmente meticoloso, pignolo, per fare le cose perfette, che allora certe scene, certe cose, che io l'ho aiutato con le mie foto per vedere come era fatto il muretto della curva del tabaccaio a Monte Carlo, no? Per poterlo riprodurre in un modo esatto, e poi i suoi quadri fatti con l'aerografo sono veramente delle opere d'arte meravigliose. Considera che Alberto è uno dei miei sostenitori più vicini. Ci siamo sentiti oggi perché mi diceva: sono contento di come sta andando la trasmissione e tutto il resto, e mi ha dato questa piccola chicca, ecco perché te l'ho girata. Lo bene, salutiamo allora, tutti ad Alberto Ponno. È mio amico su Facebook. Ma sì, siete amici anche nella vita. Salutamelo. Certo, con piacere, lo sento ora, dopo la trasmissione lo sentirò. Senti, ti ringraziamo tanto tutti, i nostri radioascoltatori spero che siano stati super soddisfatti di questo intervento tuo telefonico, mi auguro di averti ancora con noi prossimamente, e in bocca al lupo per tutto e grazie per i meravigliosi scatti che ci regali. Va bene, grazie a voi per la cortese ospitalità e buone feste a tutti, visto che ormai ci avviciniamo a Natale e casomai ci sentiamo l'anno 21. Con piacere, un bacio, ciao ciao. Buonasera, grazie. Ercole, tanti auguri. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Grazie. Bene, ritorniamo in studio, ragazzi, con Giuseppe Corona. Tornando a noi, dove eravamo rimasti, Giuseppe? Ma io avevo fatto qualche domanda, però voglio dire, insomma, lui è il pilota diciamo con le maggiori aspettative quest'anno. Quindi vogliamo certamente capire qual è la tua intenzione, vogliamo giustamente sapere se c'è un programma, in 3-4 parole, perché contatti, eccetera, il tempo eccetera. Scorre. I contatti ci sono, il programma non c'è sostanzialmente, ovvero in base a quello che decideremo si farà o il CVM, quindi il campionato italiano velocità montagna, o il trofeo italiano velocità montagna. Ma sicuramente avrai uno sticker di un sogno chiamato automobilismo già sportivo storia. Già ci ho messo storia. La macchina da 2 mesi addietro, 3 mesi. Ti ringrazio addietro. Giuseppe sempre. Senti, io devo rigirare sempre il dito nella piaga. Dai, veloce. Dammi il via, perché... Via, via, vai Giuseppe. Giuseppe, quanto ti manca la corsa dell'Etna? Bene, bene. Non mi dire niente. Tu sei un pilota etneo. Quindi... Non mi dire nulla. Io ho avuto la sfortuna, dico, di fare solo quel maledetto anno le prove e basta. Però ho ricordi indelebili, perché mio padre, prima ancora di cominciare a correre in macchina, mi ci portava ogni anno, sabato, domenica. Giuseppe, ti devo interrompere, abbiamo intervento telefonico col grandissimo amico Maurizio Possumato. Ciao Maurizio. Ciao Carmelo, buonasera a tutti. Buonasera Maurizio. Maurizio, io vado subito al dunque. E tu sei stato un pilota straordinario degli anni 70-80. Mai continuato? No, esageriamo, perché sono i giornali che parlano. Il secondo prendeva da 2 giri a 1 giro e già quando ti davi un giro erano contenti. Non sempre. Ma quasi sempre. Tranne con un certo Vasta, che mi pare che un giorno ti arrivò. No, un giorno me la suonate il certo Vasta. Va bene, il grande Matteo, amico nostro, è tuo chiaramente. Approfittiamo per salutarlo. Sì. Ciao Matteo. Ciao a tutti, ciao Matteo. Ciao. Allora, noi qua abbiamo un giovane pilota che si chiama Giuseppe Corona. Ah, me ne avevi parlato. Te ne avevo parlato tempo fa, ti ricordi per telefono? Perché siciliano. Tu... Sì, è siciliano, corre con una PA21, quest'anno ha fatto degli ottimi risultati. E ecco, da te che so che andrai a fare la NASCAR, corre con la NASCAR ora durante il fine settimana che arriva a Bologna. A Bologna, esatto, durante il Motor Show. Dagli un consiglio e digli come mai uno come te, che so che anche ha avuto qualche piccolo problema una ventina di giorni fa, superato con la grande forza e soprattutto con la grande passione di un automobilismo sportivo chiamato storia. Dimmi. Che consiglio posso dare? Che se uno vuole una cosa
si deve impegnare e senza guardare intorno, senza distrarsi, deve puntare ad averla. E probabilmente ci riesce. Mille grazie, mille grazie. Grazie. Senti Maurizio, senti, sei pronto? Sì, vero? Per... Sì, sì. Bene, noi, pronto, ci, noi ci incontriamo sicuramente, a, come abbiamo detto, al Motor Show, dove sicuramente ci darai l'onore e il piacere di fare qualche diretta con Globus Radio Station, grazie, come no, a Giuseppe Di Gregorio, sì, sì, che sarà qua. In... Certamente onorato di parlare con lei. Io invece una domandina gliela vorrei anche fare, non vorrei però passare per quello che fa solo le domande, no. Se parliamo di storia, quindi certo, la storia ci incuriosisce. Domande senza pietà. Ecco, signor Maurizio, allora, le do del lei perché è d'obbligo in questi casi. Beh, avere... perché sono vecchio ormai. Dalle foto che passiamo non si direbbe che sei vecchio. Lo vedevo prima. Le volevo chiedere questo, lei è stato certamente un pilota... nel passato, quindi ha guidato varie tipologie di vetture, eccetera, eccetera. Oggi ne guida altre. Mi dice in due parole la differenza tra una tipologia e l'altra? Perché voglio dire, non è facile scendere da una macchina e salirne su un'altra con delle caratteristiche diverse. Considera, scusami Maurizio, che anche Giuseppe Corona ha fatto questo, perché è passato da una tipologia insomma quasi normale a un mostro che è il PA21. Certo, invece con lei proprio la diversità sta nel fatto che lei ha guidato in passato delle automobili che non hanno la tecnologia. Certo. Giuseppe è stato un po' più fortunato perché scende da una vettura turismo per salire su uno sport prototipo, ma lui, il signor Maurizio, guidava delle macchine senza tecnologia, senza elettronica. Quindi qual è la differenza? L'adattabilità di una persona a una tipologia di macchina piuttosto che un'altra? Beh, posso dire che comunque aver guidato quelle macchine senza elettronica è sempre un po' malandate rispetto a queste di oggi, ma ha favorito con queste di oggi perché sono molto più facili, molto più precise. Insomma, uno abituato al peggio, quando si trova al meglio ci riesce bene, è difficile il contrario. Maurizio, sei speciale, sei veramente una persona speciale. No, Carmelo, non esagerare. No, io dico, tu lo sai, mi conosci, dico sempre quello che penso nel bene e nel male. Molte volte è male, però di solito mi va anche bene. Senti, l'ultima cosa, è su un sogno chiamato automobilismo sportivo storia, gruppo, cosa ne pensi? Penso che ci voleva, per fortuna che c'è, e spero che venga diffuso sempre più, soprattutto che venga capillarmente diffuso in Sicilia, perché è terra che ha sempre offerto guidatori di prima classe nei tempi. Se ne ricorda qualcuno in particolare oppure no? Oppure facciamo una generalizzazione? Non voglio far torto a nessuno, ma ne ricordo tantissimi. Mirto Randazzo, Vito Coco, questi sono quelli dell'epoca. Certo. Nino Vaccarella, inutile dirlo, insomma. Certo. Ignazio Capuano, e poi Ferdinando Latteri, visti con i miei occhi girare, mi ricordo molta gente. Bene, Maurizio, i tempi stringono, grossissimo in bocca al lupo, il piacere sempre di sentirti, avremo modo di... diamo appuntamento per mercoledì prossimo? Mercoledì prossimo, sì, vabbè, ci sentiamo, tanto io sarò là. Dire un'ultima cosa, dilla con piacere. A quel ragazzo giovane. Sì, a Giuseppe Corona. Sì, Giuseppe Corona, posso fare per lui quello che sarebbe una mia esperienza. E allora, se io fossi andato a correre all'estero, anziché in Italia, a quest'ora o sarei morto in pace o sarei campione del mondo, forse pure più di un anno. Cioè, se lui può andare a correre all'estero, viene sicuramente favorito dall'ambientazione diversa. Ci proverà. L'ambientazione che può favorire l'ottenimento di qualche sponsorizzazione. In Italia è impossibile. È vero. Sponsor sono i padroni. Se uno ha uno sponsor sulla macchina, è lui il padrone dell'azienda. È vero. È inutile sperare negli sponsor. Il problema io è che... ho avuto solamente le case quando mi hanno dato la macchina, ma se no io non sono mai riuscito a trovare uno sponsor. Mentre all'estero sarebbe molto più facile. Mm-hmm. Hai ragione. Viene più apprezzato, ecco. Hai ragione. Inghilterra, soprattutto, anche Francia, però l'Inghilterra o anche la Germania, l'Inghilterra è il numero uno per un giovane che vuole affermarsi.
tengo presente di questo ottimo consiglio. Grazie. Maurizio, ti ringraziamo, ti salutano tutti i nostri tecnici che sono sempre quelli che ci danno l'opportunità di fare questi collegamenti. Un grande in bocca al lupo da Globus Radio Station. Grazie Carmelo. Ciao, presto, buonasera allora. Maurizio. Grazie, ciao. Auguri. Grazie. Auguri. Torniamo a Giuseppe Corona. E poi abbiamo una terza telefonata. Io ho ancora il dito nella piaga. Vai, vai. Il dito nella piaga è quello. Spingiamola perché Giuseppe. Questa dito. Le differenze. No, 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 no. Era corsa dell'Etna. Corsa dell'Etna. Papà mi ci portava da piccolo, sia il sabato. Mi ricordo che ancora c'era il vecchio arrivo, la gara era a metà e mi portava all'ultimo destra. Il sabato, la domenica mattina invece eravamo sempre alla famosa S della Cava. E lì era uno spettacolo. Comunque io mi ricordo che un'infinità di pubblico, vedi. Aspettavamo un anno per andare lì e non sarò l'unico, ma siamo migliaia di persone che siamo così. Però ragazzi, per invece di continuarne a parlare, continuiamone a parlare, uniamoci, facciamo qualcosa di giusto, stiamo tutti insieme e andiamo a protestare, così come fece mio padre negli anni 80, dove è riuscito, grazie all'unione di tutti che scesero in strada migliaia di persone, e sono riusciti a rifare la Catania-Etna negli anni 80, 81 e 82. Non si può solo parlare dietro un microfono o attraverso Facebook, bisogna andare e metterci la faccia per poter ottenere le cose. A proposito, e questa cosa ho il dovere di dirlo, Carmelo, anche per dovere di cronaca. Scusatemi, sì. Abbiamo un nuovo ospite che è un grande amico, Edo Varini. Pronto? Buonasera ai radioascoltatori e buonasera a te, Carmelo. Mi permetto di correggerti, però, se mi è possibile. Sempre mi puoi correggere. Nuovo mi sembra un termine un po' nuovo ho sbagliato. Io mi ritengo un diversamente giovane, quindi E sei allora come me, perché anch'io sono solo diversamente giovane, perché purtroppo sono ancora all'antica, mi piacciono le cose antiche. Allora, carissimo Edo, io ti ringrazio sempre perché appunto nei nostri appuntamenti ogni tanto spunti anche tu e ci dai questa forza e questa voglia anche tu di continuare. Innanzitutto desideravo capire, vai a correre anche tu ora domenica prossima e ti scontrerai con Maurizio Possumato nella NASCAR, spiegaci questa cosa. Ma guarda, il trofeo NASCAR è all'interno, diciamo, del Motor Show di Bologna, è una grande novità. Stiamo vedendo le foto, a proposito, nel frattempo che insegni come si entra in queste macchine pazzesche. sei uno spettacolo, Edo, sei uno spettacolo. È per quello che prima mi sono permesso di puntualizzare, riferendomi al diversamente giovane, poiché un giovane lì sarebbe entrato come un gatto. Io sono entrato un po' come un chino, prima con una zampa, poi con un'altra, poi dopo ho dato uno scolpito. Tu pensa che io non riuscirei neanche a entrare, resterei mezzo fuori e mezzo dentro. È una domanda, gliela posso fare. Posso raccontare, un aneddoto breve. Vai. Sono entrato da vestito, da vestito normale, per essere chiari, da borghese, per capire come si entrava. Sì. Già quello non è stato ripreso perché sarebbe stato veramente una sorta di buffo episodio, però sono riuscito ad entrare e dopo non riuscivo più ad uscire. A quel punto ho detto scusami, parentesi, in Sicilia si direbbe ci volisse paranco. Andiamo avanti, poi te lo spiego di presenza a Bologna. Allorché a Gianluca De Lorenzi, proprietario del team, amico da 20 anni e anche ottimo pilota, ho detto devo provare, dico bene? Sì, ma sì. Visto che io sono già dentro, posso girare così? Ma sei unico, credo, guarda. Mi ha detto, guarda, per me non c'è problema, se il commissario di percorso ti fa entrare, no, perché il problema non è tanto adesso uscire, il problema è rientrare dopo e tornare a uscire un'altra volta. Però alla fine, diciamo che tornando, facciamo un po' i seri per 30. Sì, vabbè, ma tanto dobbiamo anche ridere perché la vita
Allora, senza risata non è niente. L'autoironismo, da non confondere con l'autoerotismo, che è un'altra cosa. No, ma quello tu ce l'hai da parte, ma non lo diciamo a nessuno. Dai, allora, dai. L'autoironismo è una caratteristica che io credo di avere e sulla quale mi piace giocare. Pertanto, parlando in termini tecnici per 15-20 secondi, dico, allora, NASCAR, chiamiamolo trofeo, comunque è la gara riservata alla NASCAR Whelen, che sarebbe più praticamente la categoria europea della più nota e famosa NASCAR americana. Sono dei pomponi, chiamiamoli così, perché sono macchine ovviamente di serie, no? Con motori molto molto grandi, 8 cilindri AV, Chevrolet ed altro, motori da oltre 450 cavalli, classici motori con una coppia bassissima, quindi un regime di giri direi da subito, per essere chiari. Cambia quattro rapporti manuale, quindi torniamo un po' alla vecchia maniera. E sì, un quattro rapporti manuale, manualissimo, un po' come quello che poteva essere il cambio della vecchia Fiat 500, sì, con quella corsa corta un metro, tanto per essere chiari. Certo. Però una volta che scaldi la macchina, e per scaldi intendo dire che la gommatura, i pneumatici sono di dimensioni molto generose, sia all'anteriore che al posteriore, quindi vanno scaldati bene. Al Motor Show correremo tutti con le gomme da bagnato, quindi certamente ci sarà anche meno grip da quel punto di vista, indipendentemente dal tempo che ci sarà. Però una volta che scaldi la macchina, quindi gomme, differenziale molto importante, e tutto il corpo meccanico della vettura, perché effettivamente deve scaldarsi, la macchina risulta essere anche divertente. Si guida alla vecchia maniera, quindi cercando di non forzarla più di tanto, proprio perché intanto non ha bisogno di essere forzato, il motore ce l'ha per uscire, e la macchina è divertente, non è particolarmente pesante, perché comunque la macchina fondamentalmente è un guscio in vetro resina. Edo, il resto lo spieghiamo a tutti in diretta, perché io sarò a Bologna, forse tu non lo sai ma te lo dico, e quindi poi avremo il piacere di collegarci con Giuseppe qui accanto a me per fare in diretta, sì, qualche spiegazione così flash, certo, durante appunto la tua gara. Sì, senti, un attimo, un saluto, sì, devi farlo a Giuseppe Corona, che è un giovane, non è diversamente, che quest'anno corre, come tu sai, perché l'hai visto pubblicato, con Rosella, sì, PA21, e che ti vuole salutare. Sì. Salve, piacere Giuseppe. Ciao, ciao, piacere Edo. Indubbiamente il mostro con cui tu affronterai i tuoi impegni è un attimino diverso da questo cardanzone americano, per essere chiari. Io parto dal presupposto che tutte sono difficili comunque, a priori, con più o meno cavalli, con più o meno peso, tutte le categorie hanno le proprie difficoltà. Chi c'ha un cambio, come dice lei, con una corsa da un metro, chi c'ha un cambio sequenziale e ha le altre difficoltà. Quindi certo, ogni categoria, certo, è a sé. E quindi Edo, così ci salutiamo, dici l'ultimo Guarda, flash. Io vi dico l'ultima cosa, io affronto quest'anno il Motor Show, la mia ottava partecipazione, credo di essere il pilota italiano più longevo al Motor Show. E non è solo questo, perché hai anche 5 Nürburgring, se non sbaglio, no? Vabbè, ma quelli ormai li ho dimenticati. Ma quindi andiamo, tu allora in effetti non è che corri per correre, perché ti piace diventare Guinness dei primati, immagino, no? Beh, guarda, io mi ritengo equiparato ad un autotrasportatore finlandese all'interno del Nürburgring. Ho percorso circa 8700 km dentro il Nürburgring, quindi ormai sono più o meno come un autotrasportatore finlandese. Edo, un saluto per i nostri radioascoltatori da parte di Edo Varini. Un saluto a tutti voi e mi raccomando, restate sempre sintonizzati, perché Carmelo è il top e Radio Station è con lui. Ciao a tutti. Grazie Edo, ci vediamo al Motor Show. Ragazzi, l'ultima parola va a Giuseppe Corona. Sì. Un saluto e dacci
Tanto ci rincontriamo. Niente, mi auguro di rincontrarci al più presto, parlare ancora di altre gare se arriveranno risultati utili. Altri successi vogliamo, Giuseppe. Speriamo, ecco, speriamo. Ci metteremo in mezzo. Radioascoltatori, vi do una nuova notizia che è molto carina. Dalle 8, dalle 20 di questa sera ci possiamo incontrare per continuare a parlare di un sogno chiamato automobilismo sportivo storia, dove Globus Radio Station chiaramente sarà sempre accanto a noi per circa due orette, diciamo qua al Buick, un bar che è qua in via Firenze, angolo... non lo ricordo. Vabbè, comunque, lo cercate su Facebook e vi do appuntamento a tutti, ogni mercoledì ci ritroveremo lì. Saluto tutti i radioascoltatori, ringrazio i nostri tecnici, ringrazio Enzo Stroscio e soprattutto grazie ascoltatori di Globus Radio Station. L'ultima parola a Giuseppe Corona e poi a Giuseppe Di Gregorio. Ciao. Bene. A tutti. Grazie a voi, grazie a te Carmelo, grazie a te Giuseppe per questo piacevolissimo invito e grazie a Globus Radio Station. Io saluto tutti quanti ovviamente, ciao Carmelo, grazie per darmi ogni mercoledì questa opportunità di starti vicino, grazie Giuseppe per la gioia che ci dai nel venirti a vedere. Grazie a voi. Grazie ai ragazzi di Globus Radio Station e do appuntamento a tutti mercoledì prossimo, solito orario, solito. Dove sarai solo perché io sarò esattamente al Motor Show. Ciao io a tutti. Darò il meglio di me stesso. Ciao, ciao, grazie a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie, buonasera. Cars Station, gas ai motori, un sogno chiamato automobilismo sportivo, storia, un programma ideato e condotto da Carmelo Cultrera. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All your paintings on the tune, they do.